ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Una lectio magistralis quasi tragicomica, quella tenuta ieri sera da Vittorio Sgarbi in una sala auditorium del Palazzo Certosa Cantù, piena più del previsto, tant'è che alcune persone sono rimaste in piedi. Il critico d'arte ha affrontato alcuni dei temi a lui più cari, da Berlusconi a Renzi, passando per i governi Letta e Monti, fino agli sprechi di Expo e alle grandi ricchezze artistiche italiane, dimenticate ed abbandonate. Ma buona parte dell'evento è stata dedicata alla presentazione del volume letterario firmato da Sgarbi, Il tesoro d'Italia, una ragionata e cronologica storia dell'arte attraverso le ricchezze di inestimabile valore, ma sconosciute, presenti sul territorio italiano. Vittorio Sgarbi, questa sera a Casteggio, cosa significa per la nostra città la presenza di questo importantissimo critico d'arte e non solo? Significa iniziare a far conoscere l'Oltrepò attraverso le proprie bellezze, significa essere apprezzati, significa l'impegno dell'amministrazione per portare personaggi di rilievo che possono illustrare e valorizzare meglio il nostro territorio e imparare da lui quello che ormai molti dimenticano, la nostra storia, il nostro passato, la bellezza dell'arte e la bellezza attraverso l'arte. In occasione dell'incontro con Vittorio Sgarbi è stato possibile visitare gratuitamente il Museo Archeologico di Casteggio. È aperto, per cui speriamo che la gente possa andare a visitarlo e se non oggi magari un'altra volta. Noi siamo a disposizione per l'arte soprattutto, ma soprattutto per il territorio, e questo è un passo importante per il territorio. Presenti tra gli altri Sua Eccellenza il Prefetto Rosa Cesari ed il Sindaco di Voghera Carlo Barbieri. Grazie Sindaco per avermi invitato questa sera a questo incontro con il professor Sgarbi, che conosco da tempo e che considero un amico, e spero che possa venirci a trovare in provincia sempre più spesso. E non mi dilungo molto perché siamo tutti qua ad aspettare di sentire la sua lezione magistrale. È sempre un momento emozionante sentire il professor Sgarbi, quindi lascio assolutamente a lui la parola. Grazie. Cosa le piace di questo critico d'arte? Mi piace perché è davvero molto preparato e sa anche mettere in evidenza monumenti minori che meritano. Quindi il ruolo principale che ricopre, quello di critico d'arte, è quello che preferisce rispetto magari all'opinionista televisivo o al politico anche? Sì, perché mi sembra molto più equilibrato. Signora, è emozionata per la presenza di Vittorio Sgarbi a Casteggio? Sì, certo, sono contenta, qualcosa si muove. Cosa le piace di Vittorio Sgarbi? Ah, che matto suonato! La cosa che le piace di più? È spontaneo e sincero? Sì. Uno degli istituti più importanti d'Italia per quello che riguarda la conoscenza del mondo lontano che oggi ci occupa materialmente, che è il mondo africano, il mondo del Medio Oriente, il mondo di quelli che arrivano proprio dai clandestini che siano, che occupa molto dell'impegno dei prefetti e del ministro degli interni, si chiama ISIAO. È un formidabile istituto di conoscenza che è nato nel 1933 per volontà di Giovanni Gentile, che era un grande ministro cui la decadenza si intende nella Gelmini, no? Nel percorso da Gentile alla Gelmini si capisce che è capitato qualcosa che ha cambiato anche la natura dei ministri. L'ultimo atto del governo Berlusconi, voi sapete, Berlusconi non è colpevole di niente perché lui era inconsapevole, cioè lui non sapeva, io lo guardo con affetto, perché quando vedo qualcuno che lo attacca, in questo diario non ha toccato tanti, io penso che lui è come Conte Mascetti di Amicinoli, cioè attaccare Berlusconi proprio è sbagliato, perché l'hanno scambiato per un altro, non è Totorina, è il Conte Mascetti, e quindi certo se le ha un po' di aria, fa un po' lo sborone, però non... E infatti il suo modello di riferimento per una parte della sua attività è Scaiola, che ha avuto quella casa che sapete a sua insaputa, tutta gente che vendeva le cose, figli vendeva le cose a sua insaputa, tutta gente così, cioè, non anche uno sa cosa gli capita. In questa operazione, non sto scherzando, l'ultimo atto del governo Berlusconi, 11 novembre del 2011, prima che lo accompagnasse verso una uscita forzata Napolitano, sulla base della valutazione degli uomini sull'attività sessuale. Quindi io credo che avrei dovuto rinunciare a ogni attività se misuravano il mio attivismo sessuale, che peraltro non rinego, neanche D'Annunzio, ma cosa ha pensato
napoletano. Allora noi abbiamo un Presidente del Consiglio che viene guardato con sospetto perché ha troppe ragazze. Prendiamo uno che non scopa mai. E hanno preso Monti. La valutazione è stata quella. Anche Martino, l'altro ministro, aveva in comune con Monti, quindi la cosa non riguarda destra, sinistra o centro, avete visto poi che Monti è sparito, prima lo nominano senatore a vita, gli danno 20.000 euro al mese senza fare la sua parte. Questo è sparito anche il partito, tutto sparito. Da parte lui chiama scelta civica, che cazzo di titolo è scelta civica? Cioè, ognuno fa la scelta. Civico sono tutti, c'è un nome di merda, che trovo un cervello. Un lode ottimo, un ottimo lode. È stato capace di fare l'intelligenza delle elezioni, che viene misurato perché lui in 40 anni ha scopato solo sua moglie, forse una volta. Berlusconi aveva compreso 40 donne. Infatti un giorno Martino disse, come se fosse un pregio, dice Berlusconi ha 40 donne, io da 40 anni ho la stessa. Vuol dire che tu sei un maniaco, cioè, cos'è un maniaco? Uno che si fissa su una. Sarà fissato, no? Nel ministero il potere e il palazzo. Il Cetriero ha chiamato ad abolire il Ministero degli Interni e quello degli Esteri. È certo che se questo fosse stato proposto sarebbero stati aboliti, perché in Italia, a vostra insaputa, ma col vostro voto, furono aboliti due ministeri, quello dell'agricoltura, in Italia ancora agricola, e, udite, udite, quello del turismo. L'Italia non ha un Ministero del Turismo, sembra incredibile. Ce l'ha perfino, non so, la Costa d'Avorio, ce l'ha l'Uganda, ce l'ha il Kenya del Sud, ce l'ha la Corea del Nord, non ce l'ha l'Italia. Sarebbe l'unico ministero che corrisponde a quello che noi siamo. Comunque noi andiamo, c'è qualcosa che merita che il nostro sguardo lo veda. I grandi viaggiatori, da cui deriva la parola Grand Tour, venivano in Italia come il paradiso terrestre. Cosa fa Pannella tra una pipì e l'altra? Mette a referendum questi due ministeri e vengono aboliti. Ma siccome l'agricoltura aveva ancora i contadini, hanno fatto semplicemente un mutamento del nome. Tanto che sono derivati la Poli Bortone, quell'altro, il Pecoraro Scanio, tutti questi ministri, non so chi sia adesso, il ministro dell'agricoltura, chi è? Martina. Chi? Martina, sì. Martina che è una ragazza, no? Martina. Sì. Hanno cambiato il nome, ma è rimasto il ministero, che vuol dire strutture, uffici, direttori, impiegati. Il turismo invece è passato alle regioni e il ministero è stato totalmente cancellato. L'ultimo atto del governo Berlusconi è all'insaputa del Presidente del Consiglio, ma con la malizia di Tremonti che tagliava anche sua sorella, l'abolizione dell'unico istituto culturale utile d'Italia, che è l'Ismeo, poi Isiavo, che è quello che ci spiega, nella loro tradizione, cos'è la cultura islamica, cos'è la cultura africana, cos'è il abolito. La Gazzetta Ufficiale lo recepisce nel febbraio del 2012, quando ormai Berlusconi è stato sostituito da Monti, Monti non sa niente, quindi... e lentamente smantellano questo istituto, ma siccome sono lenti che devono smantellare lo hanno fatto due mesi fa. Io vado a Castelnuovo in Val di Cecina e trovo lo smantellatore, quello che dando un po' di danari alla Croce Rossa ha la convenzione per andare a portare via mobili, sedie, vetrine, scrivanie, e ho comprato la scrivania di Tucci per 200 euro e il classificatore della biblioteca per 400. Era triste vedere smantellare questa straordinaria tradizione finita poi nel nulla, con un patrimonio librario importante. Anche una biblioteca di un comune di Ligure è stata smontata e ho trovato i libri a un euro. Infatti la biblioteca di Castello fosse smantellata. Ora, questo signore è un po' un aguzzino, però lavora su decisioni che non prende lui, prendono governi, talvolta sbagliando completamente i loro obiettivi. E allora hanno smantellato una capitaneria di porto. E lui, a fronte di un valore intorno ai 5 milioni di euro, ha messo in vendita una motovedetta a 5.000 euro. Io posso non avere una motovedetta, bisogna trovare un mio amico prefetto con un carrocino, ma non proprio il carrocino, la motovedetta c'è. E allora oggi siamo andati di qui, di sopra. Invece di andare a Pavia sono andato in Pelia e sono tornato, arrivato qui a questa occasione pensando che fossimo quattro amici, invece devo ringraziarvi da questo punto di partenza per il vostro affetto. La prossima volta arriverò con un sommergibile. Sicuramente. Effettivamente vedere questi padiglioni crescere fu una bellissima avventura ed erano tutti belli e anche relativamente costosi, meno il padiglione Italia. L'Italia si distingue se anche dove è titolare dell'Expo fa delle cagate inutili. E allora hanno speso 100 milioni di euro per fare l'unico padiglione che non verrà dismesso, in cui voglio sapere cosa ci vai a fare. Ci piove dentro, non c'hai pareti per appendere niente.
e soltanto la macchina di un architetto maniaco sessuale che ha fatto questa architettura sembra una scorreggia fritta di criticare. Immaginate di fare una scorreggia fritta e poi viene fuori quella roba lì, 100 milioni. Poi l'albero della vita, 12 milioni. Un'altra cosa insensata perché l'Italia non è mica Dubai o Las Vegas, hanno fatto questa cosa, magari anche ben fatta, ma non una parte. Poi il padiglione zero, il nome dice quello che vale, non c'era niente dentro, fatto dal mio amico Rampello che ha preso solo 8 milioni di euro e 15 per farlo, 23 milioni di euro. Poi la mostra fatta, la mostra, immaginate la mostra dell'Expo, in un posto abbastanza difficile da raggiungere rispetto a Milano, dovrebbe essere entrare dentro, l'hanno fatta la triennale, non ce l'ha fatto nessuno. Però hanno speso 7 milioni di euro più 750 mila al curatore, per cui hanno speso soltanto di cose, quelle che posso dominare con i costi che ho, 150 milioni per niente. Ora, è una cosa che inquieta, perché buttare via 150 milioni e fare una cosa che non ha significato, lasciando poi un padiglione senza senso, è una cosa su cui si può discutere. Se Cantone non fosse troppo distratto dagli incarichi che ha, qualche inchiesta l'aprirebbe per capire com'è possibile buttare i soldi in questo modo, con spese folli per cose che non... E nominarci poi, con l'Italia che ha Giorello, Veronesi, me, nominare la Bracco, una cicciona inguardabile, evasora fiscale, che diventa presidente del padiglione Italia, però non capisci, evidentemente non sarà corruzione, ma è certo assenza di una politica culturale assennata. Naturalmente Renzi ha detto tutto il bene possibile che va detto, ma il momento meraviglioso è stato quando è arrivato Mattarella alla fine, Renzi all'inaugurazione, Mattarella alla fine. Non mi era mai capitato al mondo di vedere uno che invece di annunciare un'apertura annuncia una morte, un po' come lui, un po' come lui. Annuncio la fine dell'Expo, tutti morti, l'ha detto con una solennità meravigliosa, perché è vero che era la fine, però certo il tono era un po' da funerale, ma detto questo, tra l'euforico e il depresso, cioè tra Renzi e Mattarella, hanno celebrato una cosa che era tanto buona quanto cattiva. Perché cosa era buona per l'Italia? Grazie a me. Ecco questo. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.